Artista lo considero, cioè, la tappa d'arrivo di una vita, di impegno per il raggiungimento di se stesso o di qualcosa, no? Allora, quindi non credo sia il mio caso autodefinirmi artista. Mi definisco come uno che ha delle passioni, che hanno poi fondamentalmente tutto lo stesso spirito. Alla fine quello che ho dentro si rispecchia un po' in tutto, no? Si rispecchia in quello che visivo, nelle tele, nella pittura, nelle mie canzoni, nei miei testi, scrivendo la mia musica. Quello che c'è dentro è sempre quello, cioè, al di là della forma, di come poi lo si esprime, no? In 5-6 anni guardavo praticamente i disegni di mio zio, che era un marinaio, lui era in marina, quindi lui disegnava sulle navi, no? Disegnava magari i posti dove era stato per lavorare. Mancava da casa dai 6 agli 8 mesi. Ogni volta che tornava mi ricordo che portava tutti i suoi disegni che aveva fatto, no? Ho suonato la chitarra, è venuto su insieme, diciamo, ho incontrato anche questa passione, quindi il primo gruppo, la sala prove, l'incontro con quella che è la chitarra, appassionarsi alla musica e poi studiare proprio quello che è l'arte, il disegno, tutto questo, insomma. Come vi posso spiegare? Cioè, espressione e sentimento, no? Diciamo queste due cose. Sono tante le cose che possono ispirare il mio lavoro, tante volte ci metto cose della mia vita stessa, rapportandole in un lavoro, cioè, a volte mi capita di disegnare cercando di raffigurare cose che in quel momento sto vivendo, no? Mi trovo meglio a disegnare che a volte a scrivere o comunicare. La cosa che mi ha sempre affascinato di più di Michelangelo è lo sfidare Dio, no? Sfidare il cielo. Lui è quello che era l'artista che dipingeva, che scolpiva. Quindi lo stesso mettere sempre in discussione la parola di quelli che erano più forti, quindi quello che era il papato all'epoca, no? Quello è stato sempre il mio primo riferimento.
di fare arte contro, quindi l'arte che non accetta compromessi, l'arte che non accetta regole, no? È una cosa in cui, è stata una cosa in cui mi ci sono rivisto sempre, no? A mio modo. Quindi l'arte come verità assoluta, no? Come espressione verità assoluta, è l'arte che non accetta compromessi. Ah, birra la spina in bottiglia. Birra la spina in bottiglia, la spina, per forza.